Norberto fa partire il tutto, siamo a posto, sì. Allora, io passerei la parola al dottor Pastore per l'appello. Buonasera, Merusi, presente, Maestri, presente, Rotondo, presente, Ronchini, presente, Violi, Pavesi, Carbognani, Simone. Saccani, Azzolini, Barillari, Manotti, Di Stante. Grazie. Prima di iniziare con l'ordine del giorno, volevo dare un paio di comunicazioni. Una è relativa all'incontro che abbiamo dovuto rimandare lunedì sera, che aveva titolo Lotta alla mafia e legalità, e doveva partecipare l'onorevole Luisa Bossa, prima di tutto, perché al di là dei nostri deputati e il senatore Pagliari, che ovviamente erano interessati alla cosa, ma principalmente doveva partecipare e fare da relatore l'onorevole Luisa Bossa, che fa parte della Commissione parlamentare antimafia, quindi ovviamente avrebbe avuto delle cose da dirci che magari noi non conosciamo. Purtroppo si è ammalata e siamo riusciti ad avere una nuova data, che è il 16 di novembre. E chiedo, visto che abbiamo la stampa, se gentilmente riesce a farci un po' di pubblicità. E non ho ancora la conferma, ovviamente, degli altri, a parte di Romannini, perché era lui il nostro contatto, dell'onorevole Patrizia Maestri e del senatore Giorgio Pagliari, perché me l'ha comunicato l'onorevole Romannini questa sera alle 19. Quindi, perché è riuscito a parlarle e a fissare questa data proprio in questi tempi. Per cui poi sarà mia cura sentire anche gli altri per sapere se saranno presenti, però l'importante, come ripeto, è l'onorevole Luisa Bossa. Un'altra cosa invece, come comunicazione, è che mi devo personalmente scusare con gli altri capigruppo del nostro consiglio comunale, perché quando abbiamo fatto la delibera dove abbiamo votato tutti all'unanimità dicendo che ci saremmo costituiti parte civile nel processo sulla mafia, nel megaprocesso che è partito proprio oggi a Bologna, e avevamo preso l'impegno di condividere l'avvocato. Purtroppo i tempi erano molto stretti, in quanto tutta la procedura, diciamo, è arrivata all'avvocato con notifica cartacea il 29 di settembre alle ore 11:50. Noi abbiamo così chiesto un po' per avere un consiglio sull'avvocato penalista da incaricare, e dopodiché, senza poterne parlare, in pratica mi sono ammalata, quindi noi dovevamo dare questo incarico e purtroppo non ce l'ho fatta a parlarne con voi. D'altra parte, l'obiettivo dell'amministrazione comunale era quello di dare un incarico ad un penalista, ovviamente, perché non tutti gli avvocati si occupano di procedimenti penali, e noi avevamo bisogno invece di uno specializzato nel settore e anche di non andare a spendere delle cifre folli di cui non disponiamo come amministrazione. Quindi, insomma. E per cui vi leggo il curriculum vitae dell'avvocato Livio Di Sabato, che è stato incaricato da noi e che aveva bisogno appunto anche di qualche giorno di tempo per poter mettere insieme gli atti, per poter fare
questa richiesta entro stamattina. Allora, l'avvocato Livio Di Sabato è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Parma ed esercita la professione forense dall'anno 2001. Risulta nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. È associato dall'anno 2011 alla Camera Penale di Parma, aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane, quale organismo rappresentativo degli avvocati penalisti. Nel corrente anno è stato nominato delegato della Camera Penale di Parma al Congresso Straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ha conseguito nell'anno 2013 la scuola di primo livello di alta formazione dell'avvocato penalista presso l'Unione delle Camere Penali Italiane. Risulta iscritto nell'elenco dei giudici arbitri della CESCON, Centro Studi di Diritto Condominiale. Presta assistenza, rappresentanza e difesa alle persone sottoposte a procedimento penale per reati contro la persona e contro il patrimonio, per reati societari, reati contro la pubblica amministrazione, reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti e reati inerenti alla branca del diritto penale del lavoro. Presta assistenza altresì alle vittime da reati come parti civili nel processo penale. Si avvale di corrispondenti di fiducia su tutto il territorio nazionale, tale da poter prestare il proprio patrocinio anche fuori sede. Lo studio dell'avvocato Di Sabato è ubicato in Parma, via Po, numero 136. E questo è il curriculum. Mentre invece il preventivo di spesa, direi che è di 4.326,36 euro, perché poi ci sono tutti i vari rotti di IVA e il 4% di legge, eccetera, comprensivo di tutte le spese. Nell'ipotesi che non venissimo accettati come costituzione di parte civile, perché voi sapete che dovrà decidere poi il giudice se ammetterci o meno, l'importo diminuirà di un terzo rispetto, cioè scusate, sarà di un terzo rispetto ai 3.000 euro di partenza di parcella, in pratica. Questo è, quindi so di essere in difetto, ma mi sembrava che la cosa più importante fosse non perdere la possibilità di presentare questo atto. L'attenzione, come ripeto, è stata massima per scegliere una persona valida e che comunque non volesse approfittarsene della situazione, quindi è andata così. A questo punto io chiamerei l'assessore dottor Leoni per la presentazione del DUP, che è un nuovo compito che così d'ora in avanti le amministrazioni comunali dovranno produrre. È il documento unico di programmazione che va legato poi al bilancio di previsione, quindi deve essere un po' una cosa che va di pari passo con il bilancio di previsione. Dottor Leoni, a lei. Grazie, buonasera. Il DUP è un documento che è stato studiato nell'ambito e naturalmente anche obbligato nell'ambito del decreto legislativo 108/2011, che ha come obiettivo l'armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e i loro organismi. Quindi l'argomento è quello appunto dell'armonizzazione contabile. Uno degli obiettivi dichiarati di questo processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Le numerose innovazioni introdotte dal sistema di contabilità e bilancio degli enti locali da questo decreto legislativo possono essere interpretate fondamentalmente alla luce di questa finalità, cioè, ripeto, rafforzamento della programmazione.
programmazione, la legge lo definisce come un processo di tipo iterativo per aggiustamenti progressivi che deve portare a prefigurare una situazione di coerenza per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'amministrazione. La prima e irrinunciabile condizione a cui si deve soddisfare affinché la funzione di programmazione si possa svolgere in modo efficace è rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, della situazione economica e della situazione patrimoniale dell'ente. È evidente che la programmazione è nulla, cioè perde qualsiasi valore senza il controllo della stessa. Per cui programmazione e controllo dei risultati costituiscono un circuito continuo, virtuoso, nel corso del quale si devono, a scadenze precise, rilevare ed esaminare accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e o correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche nel documento di programmazione. Il nuovo principio di competenza finanziaria obbliga che ogni esercizio debba essere imputato a obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza, fermo restando l'obbligo di rilevare tali obbligazioni nel momento in cui sorgono. Di conseguenza, il bilancio di previsione finanziaria, che usando le sigle si chiamerà BPF, bilancio di previsione finanziaria, e che sarà quello che andremo a predisporre e a presentare al Consiglio Comunale nelle prossime settimane, evidenzia per un periodo almeno triennale quante risorse saranno effettivamente disponibili in entrate e quante saranno effettivamente esigibili in spesa, e ne consente un reale coordinamento. La programmazione strategica e operativa trova riscontro nel documento nel DUP, mentre invece la programmazione esecutiva si identifica con il PEG. Il DUP, documento unico di programmazione, è la principale innovazione. Bilancio e PEG erano già all'ordine del giorno, anche se vengono cambiati, comunque erano già all'ordine del giorno di tutto quello che era contabilità amministrativa precedente. Il DUP invece è la principale innovazione introdotta in questo sistema di programmazione degli enti locali. L'aggettivo unico, documento unico di programmazione, chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, che è a monte del bilancio, analisi, indirizzi, obiettivi che devono guidare la predisposizione dello stesso bilancio, la predisposizione del PEG e la loro successiva gestione. Il DUP, a differenza della vecchia relazione previsionale programmatica, non è un semplice allegato al bilancio, ma invece ne è il presupposto indispensabile perché il bilancio possa essere approvato. È nel DUP che l'ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel bilancio. Conseguentemente anche il contenuto del PEG, che invece abbiamo detto è la fase esecutiva, deve essere coerente non solo al bilancio come adesso, ma deve essere coerente anche con un documento unico di programmazione. Come ho detto prima, il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio del Sindaco nella prima riunione del
della tornata amministrativa. E questo mandato, e queste linee programmatiche sono l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP, quindi quelle valgono per tutto il periodo amministrativo e non, chiaramente non sono cambiate, non vengono modificate. Il DUP ne prende quelle che ritiene di prendere e ne dà operatività e strategia nella fase del periodo di amministrativo conseguente. In base alla legge, il DUP deve essere proposto ogni anno entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio, che adotta poi le conseguenti deliberazioni entro il 31 luglio. Per quest'anno la data è stata del 30 giugno, viene spostata al 31 ottobre, di conseguenza, perché effettivamente non c'erano tempi diversi, anche perché negli anni precedenti, 2013 e 2014, c'è stata una fase di sperimentazione alla quale hanno partecipato un certo numero di comuni e praticamente i risultati sono terminati in modo tale che necessariamente è stata spostata per questo anno la data del 30 giugno. Poi entro invece il 15 novembre di ogni anno la Giunta deve presentare, unitamente agli allegati alla relazione dell'organo di revisione, lo schema di delibera del bilancio e può nel contempo presentare anche un'eventuale nota di aggiornamento al DUP, quando tra il 30 giugno e il 15 novembre si siano verificate delle necessità. Nel nostro caso, tra il 31 ottobre e il 15 novembre si presentino note di aggiornamento del DUP. Vista la scadenza del 31 ottobre, la presentazione del DUP limitata a quest'anno, abbiamo programmato quindi una seduta di Consiglio Comunale per il 12 di novembre e in quella sede, oltre ad eventuali aggiornamenti del DUP che possono essere proposti, ne proporremo l'approvazione definitiva del DUP, che non è oggetto di questa sera, è soltanto una presentazione, non è assolutamente un momento né di discussione né di votazione. E subito dopo l'approvazione del DUP ne presenteremo, poi nella stessa seduta, visto che deve essere fatto entro il 15 di novembre, lo schema di bilancio per il 2016. Allora, ma informazione che non c'entra niente, nel senso che il DUP può essere modificato qualora nel tempo vengano siano necessari attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto. Allora, in ogni caso si potrà adeguare il DUP. Però il DUP va adeguato quante volte si vuole, però poi una volta che si arriva al bilancio è chiaro che il DUP è materia fondamentale. Il DUP si articola in due sezioni fondamentalmente, una sezione cosiddetta strategica e una sezione di tipo operativo. La sezione strategica è quella che nel primo anno di mandato amministrativo individua missioni di bilancio, obiettivi strategici da effettuare entro la fine di mandato. Nel nostro caso gli obiettivi strategici del DUP sono necessariamente limitati al primo semestre del 2016. Non possiamo fare chiaramente obiettivi strategici per il secondo semestre. In questo caso sarà la nuova amministrazione che presenterà il programma di mandato e adeguerà, modificherà eccetera il DUP sulla base dovrà modificare il DUP sulla base dei
dei programmi di mandato 2016-2021. Allora, per questo caso è evidente che bisogna evitare fondamentalmente due rischi: definire obiettivi la cui realizzazione si rileva o si rivela praticamente impossibile, date le effettive condizioni, non sono finanziarie, attuali e prospettiche, esterne e interne all'ente. Quindi anche per i programmi di mandato dovrà essere, che poi diventa il fattore determinante dei DUP, gli obiettivi devono tener conto di questa fattibilità reale. Oltretutto non bisognerà definire obiettivi che siano incoerenti rispetto agli indirizzi strategici definiti. Allora, abbiamo detto condizioni interne ed esterne all'ente. Le condizioni esterne sono quelle che non dipendono dal comune, quindi obiettivi individuati dal governo per il periodo considerato, e qua, se andiamo avanti con quello che sono gli ultimi anni, è chiaro che i DU vanno modificati una settimana sì, una settimana no, grosso modo. Secondo, la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente. Invece le condizioni interne sono quelle appunto che dipendono dalla macchina comunale, quindi organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, risorse, impieghi di sostenibilità economica o finanziaria attuale prospettica, quindi tributi, tariffe, fabbisogno, investimenti, opere pubbliche, spesa corrente, gestione del pavimento, tutto quello che costituisce l'oggetto del funzionamento del comune. Le risorse umane, proprio a dire quante ne abbiamo, quali sono e come riteniamo di utilizzarle, coerenza e compatibilità con il patto di stabilità interno, che non viene superato né dal DUP né dal nuovo bilancio, ma deve essere assolutamente ripetuto. La seconda fase, invece, è il discorso, la seconda parte, la sezione cosiddetta operativa, abbiamo detto, quella prima è la strategica, che fissa i programmi. La sezione operativa, invece, ha per oggetto la programmazione pluriennale e annuale dell'ente e si pone in continuità e naturalmente in complementarietà organica con quello che è la sezione strategica, quanto a strutture e contenuti. Gli scopi della sezione operativa sono definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni e indicarne i fabbisogni di spese relativi alle modalità di finanziamento. Secondo scopo, quello di costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico dei risultati conseguiti dell'ente, con particolare riferimento alla situazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione del rendiconto di gestione. Per cui nella sezione operativa saranno individuati per ogni singola missione, che sono i vecchi titoli, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma invece, che è quello che va un momentino più analiticamente nell'ambito della missione a vedere cosa si vuol fare, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, i contenuti finanziari sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio con l'orizzonte temporale, annuale e pluriennale. Però a differenza di quello che succedeva prima quando approvavamo il bilancio, approvavamo anche il bilancio triennale, questa volta il bilancio pluriennale è molto più analitico e direi anche molto più consistente dal punto di vista anche della validità e della programmazione successiva. Questa sezione operativa viene divisa in due parti, parte prima e parte seconda. La parte prima è sostanzialmente focalizzata sulla definizione per ogni missione dei programmi operativi da realizzare nell'arco di tempo al quale si riferisce la sezione operativa.
La parte seconda invece è esclusivamente destinata alla programmazione dettagliata, quindi in ogni singolo programma vengono individuati arco temporale, fabbisogno di personale, valorizzazione del patrimonio, tutto quello che serve per rendere, come dicevo prima, appunto programmato quello che è il documento. Allora, per rendere più facile la cosa, la discussione, noi abbiamo predisposto dei CD nei quali è contenuto il DUP, che noi andremo a discutere, come dicevo prima, il 12 di novembre. Abbiamo messo anche una scheda dell'IFEL che praticamente con delle slide illustra in modo molto più organico e molto più preciso di quanto non ho fatto io cos'è veramente questo DUP e cosa cambia con questa contabilità, con questo programma di contabilità nuovo previsto dal 118-2011. Grazie Assessore. Io adesso, prima di iniziare a cominciare a discutere gli ordini del i punti all'ordine del giorno, farei una proposta operativa, visto che abbiamo la nostra ragioniera Favilli che ci è venuta proprio insomma anche in occasione della presentazione del DUP e poi abbiamo la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Vi faccio la proposta di poter invertire l'ordine del giorno e parlare immediatamente del punto numero 5 e poi riprendiamo a riprendere dall'inizio. Lo metto ai voti, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'unanimità dei presenti. Grazie. Quindi, Carlo, puoi tornare qua? Sì. Sì, perché così mandiamo a casa la Roberta, possibilmente. Di questa delibera è la salvaguardia, cioè l'ultima variazione di bilancio del prevista dal secondo comma dell'articolo 193 del TUEL, che dice che al fine di adottare le misure necessarie per ristabilire il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione dell'amministrazione per squilibrio della gestione di competenza di cassa oppure gestione dei residui. Pertanto abbiamo la delibera contiene in allegato lo stato dei programmi, l'allegato A, che vi è stato già consegnato, dove vengono presentati dal punto di vista della programmazione lo stato di dei programmi. Sulla base di questo stato di dei programmi è necessario apportare variazioni su alcune risorse di entrata, su alcuni interventi di spesa che sono così riassumo in questo modo. Abbiamo maggiori entrate di parte corrente per 69.500 euro, derivanti 13.000 per un aumento del capitolo di entrata dedicata alla TASI, a seguito del maggior accertamento in sede di versamento in acconto per di 13.000 euro. Abbiamo un aggiornamento delle previsioni del Fondo di solidarietà sulla base delle spettanze pubblicate nel mese di ottobre 2015, oltre all'adeguamento delle previsioni dei contributi di assi dello Stato, di 9.102 euro.
Poi abbiamo invece una voce di 30.600 euro che deriva da accertamenti, conseguenti all'attività di segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e di quote di tributi erariali accertati in sede di recupero fiscale per un totale di 30.603. Se vi ricordate, avevamo fatto una convenzione appunto con l'Agenzia delle Entrate che prevedeva la possibilità per i comuni di chiedere o suggerire un'attività di accertamento su certe situazioni fiscali che non sembravano chiare. Questo ha dato un risultato e a noi sono stati versati 30.600 euro. Totale, come dicevo, di questi sono 69.503. Poi abbiamo minori entrate, oltre naturalmente altre piccole voci che sono state individuate. Minori entrate di parte corrente per una cifra quasi identica, prima erano 69.500, sono 68.500, su 1.000 euro di differenza. Maggiori spese di parte corrente di 78.284 euro e minori spese di parte corrente, anche queste che si bilanciano, di 77.318. Non è stato utilizzato nulla dell'anno precedente in parte corrente. Per quanto riguarda le entrate in parte capitale, abbiamo 4.914 euro in più di maggiori entrate per accertamento del contributo governativo a saldo degli interventi di somma urgenza per l'alluvione della primavera, di ottobre dell'anno scorso, sì, è vero, scusa. Minori entrate di parte capitale per 45.000 euro a seguito di minori incassi dell'anno odierno delle concessioni edilizie degli oneri. Abbiamo invece maggiori spese di parte capitale per 44.900 euro e minori spese in parte capitale per 85.000 euro. Quindi la delibera che proponiamo questa sera è quella di prendere atto delle relazioni presentate dai responsabili di servizio in ordine alla ricognizione stato di attuazione dei programmi, l'allegato A, il rendiconto dell'esercizio finanziario che è appunto oggetto di delibera, apportando le variazioni di cui all'allegato B, di conseguenza modificare la relazione provvisionale programmatica sulle variazioni di mezzi sentimenti, di dare atto che l'adozione della presente variazione risulta compatibile con la prevista dal patto di stabilità, allegato C, e di aggiornare di conseguenza il piano triennale delle opere pubbliche, perché le variazioni, soprattutto quelle che riguardano, anzi direi non soprattutto, ma quelle che riguardano le variazioni spese di parte capitale, in seguito agli eventi previsti, praticamente vanno variate. È aperto il dibattito. Ovviamente se ci sono domande in relazione a quanto depositato, ci sono anche gli assessori a disposizione. Non ci sono domande? Nessun commento? Ovviamente. Bene, allora lo metto ai voti. Chi vota a favore è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? 4. Quindi non c'è neanche un astenuto. Immediata esecutività dell'atto. Grazie. A favore come prima. E contrari come prima. 4. Quindi 8. 4. Adesso
Io ringrazierei, non avete quindi niente da chiedere nemmeno alla nostra ragioniera, grazie per la presenza. E ripartiamo dal punto numero uno, che è la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Se la vuoi leggere. Quelle dell'ASP, giusto? Sì. Allora, verso la Regione Emilia-Romagna per una modifica delle aliquote IRAP dell'ASP in misura pari a quella prevista per le cooperative sociali o in alternativa all'esenzione totale. Premesso che l'articolo 1,299 della legge 23 dicembre 2005 numero 266 finanziaria per l'anno 2006 ha previsto che le regioni possano avvalersi della facoltà di esentare le ONLUS dall'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 97 numero 460, e possono estendere tale esenzione anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona, quindi ASP, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, IPAB, le regioni possono prevedere, in sostanza, l'applicazione delle agevolazioni deliberate ai fini IRAP in favore delle ONLUS, anche in favore delle ASP, succedute alle IPAB. La Regione Emilia-Romagna rientra nell'ambito di applicazione della suddetta normativa statale. La Regione Emilia-Romagna attualmente assoggetta le ASP alla massima aliquota prevista, 8,50, ai fini IRAP, mentre ha ridotto l'aliquota IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, quindi le ONLUS, e per le cooperative sociali, immettendo il 3,21% anziché il 3,90%. Alcune regioni, come il Piemonte, hanno ridotto questa aliquota IRAP in questione nei confronti delle ASP al 4,25%, mentre altre regioni invece hanno previsto l'esenzione totale. La possibile riduzione dell'aliquota IRAP, attualmente fissata per le ASP, occorre tenere presente che, come chiarito dal decreto legislativo 68/2011, gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di variazione di aliquote sono esclusivamente a carico del bilancio della regione, così come producono effetto sul bilancio regionale i tagli accettati dalla regione al Fondo Sanitario Nazionale in fase di riparto. La possibile riduzione avrebbe un effetto non drammatico per il bilancio regionale, ma conveniente per i conti delle ASP a vantaggio dei loro bilanci. Considerato che la riduzione dell'aliquota IRAP a carico delle ASP avrà un impatto per i soggetti che operano nell'ambito assistenziale, anche perché la componente del costo del lavoro incide in maniera significativa sul valore della produzione, essendo il numero e la qualifica del personale fondamentale per l'assistenza alla persona, dall'analisi dei bilanci delle ASP presenti sul territorio regionale emerge che un abbattimento del 50% dei tributi IRAP, cioè dall'8,50 al 4,25 come praticato dalla Regione Piemonte, determinerebbe per la maggior parte delle ASP la chiusura in pareggio dei bilanci. Se la Regione determinasse un abbattimento tale da uguagliare le aliquote IRAP a cui sono soggette le ASP, a quello riservato al privato cooperativo, chiuderebbero addirittura inutile. È evidente la sperequazione, la distorsione fiscale che penalizza le ASP rispetto al mondo della cooperazione sociale, che già beneficia di altre agevolazioni. Che per l'ASP ad personam l'IRAP versata alla Regione corrisponde a 444.749 euro per il 2013 e di 429.000 rotte per il 2014. Invita la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 1,299 della legge 23 dicembre 2005 numero 266, disposizione per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2016, a disporre l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per le aziende pubbliche di servizi alla persona, ASPR, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Emilia-Romagna, in misura pari a quella prevista per le cooperative sociali o in alternativa all'esenzione totale.
impegna il sindaco e la giunta di questa amministrazione a farsi promotore di questa iniziativa in ogni sede istituzionale. Grazie. Grazie. Credo che Giovanni abbia qualcosa da dire, giusto? Sì, noi diciamo che siamo concordi con il senso generale di questa proposta, che ci sembra tutto sommato una proposta di buon senso. Lo dimostra il fatto che in alcune realtà regionali è stata approvata. E proponiamo tuttavia un paio di emendamenti alla mozione che ho fatto avere a Giuseppe qualche giorno fa e che lascio al segretario, che secondo noi correggono lievemente una frase che ci sembrava eccessivamente radicale: prevedere degli effetti in modo così preciso con l'eventuale introduzione di questa norma. Allora, le variazioni che noi proponiamo sono due, non cambiano la sostanza della mozione, ve le leggo. Allora, proponiamo che il quinto punto nelle premesse cambi in questo modo: per quanto riguarda la possibile riduzione dell'aliquota IRAP attualmente fissata per le ASP, occorre tenere presente che, come chiarito dal decreto legislativo 68/2011, gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di variazione di aliquote sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e che allo stesso modo producono effetto sul bilancio regionale i tagli accettati dalla regione al Fondo Sanitario Nazionale in fase di riparto. Questa è la prima proposta. La seconda invece va nella direzione che dicevo prima e riguarda il secondo punto del considerato che. Quindi, come si vede, non proponiamo di modificare ciò a cui il consigliere distante chiede di impegnarsi la giunta e il consiglio. In particolare, laddove al terzo punto leggo il punto, dall'analisi dei bilanci delle ASP presenti sul territorio regionale emerge che un abbattimento del 50% del tributo IRAP dall'8,50 al 4,25 come praticato dalla Regione Piemonte determinerebbe per la maggior parte delle ASP la possibilità di migliorare considerevolmente i propri bilanci e ancor di più qualora la regione determinasse un abbattimento tale da uguagliare l'aliquota IRAP a cui sono soggette le ASP a quelle riservate al privato cooperativo, cioè senza sbilanciarci in previsioni di possibili pareggi di bilancio o chiusura inutile, perché non c'è dato saperlo, ecco. Quindi semplicemente proponiamo questi due emendamenti e con questi noi votiamo a favore della mozione. Grazie Giovanni. Giuseppe, niente da replicare? Qualcun altro ha qualcosa da dire? Volete fare interventi nel merito? La signora Azzolini. Buonasera. Noi in questa mozione ci asteniamo non tanto per i contenuti quanto nel merito, perché le modifiche delle varie percentuali di tassazione devono essere stipulate, devono essere fatte direttamente dalla regione, dal consiglio regionale, non certo da un consiglio provinciale. Detto questo, noi ci asteniamo. Bene, allora le posso mettere ai voti. Chi vota a favore, come procediamo? La votiamo già con gli emendamenti proposti da Ronchini, che vediamo di integrare poi domani. Prima gli emendamenti, poi la mozione, ecco, era questo lì che chiedevo al tecnico. Allora, votiamo gli emendamenti proposti dal dottor Ronchini. Chi vota a favore, pregato di alzare la mano. Quindi siamo 8, 9, 10. Chi vota contro, dalla espressione di voto direi che non ce n'è. Chi si astiene, 2. E poi chi vota
a favore della mozione come da premessa, quindi di nuovo 10, e chi si astiene di nuovo 2. Grazie. Poi c'è un'altra mozione sempre del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Di Stante. Oggetto, baratto amministrativo. Premesso che in Italia, come riportato dall'OCSE, la pressione fiscale risulta essere ben oltre il 40%, la crisi economica colpisce tutti i settori, ma come spesso accade in questi frangenti, ad esserne colpite maggiormente sono le classi disagiate, i poveri, e che sa la baganza purtroppo non fa eccezione. Visto l'articolo 114,2, 117,6, 118 della Costituzione, l'articolo 24 del decreto legislativo 12 settembre 2014, numero 133, così come convertito con modificazioni della legge 11 novembre 2014, numero 164, considerato che ogni amministrazione pubblica dovrebbe sensibilizzare i cittadini a rispettare e tutelare il territorio in cui vivono, invitandoli anche a migliorare il decoro urbano. Considerato che, come già evidenziato, la legge 164/2014, articolo 24,1, prevede che i comuni definiscano criteri e condizioni per realizzare interventi su progetti presentati dai cittadini, deliberando riduzioni o esenzioni da tributi che, specialmente in questo particolare momento di crisi economica, sarebbero un chiaro segnale di vicinanza dell'amministrazione ai problemi della cittadinanza tutta. Si fa riferimento ad un sostegno economico rivolto esclusivamente ai cittadini che versano in condizioni di disagio tali da impedire loro di far fronte ai bisogni fondamentali. Considerato che la fattiva collaborazione tra amministrazioni e cittadini rappresenterebbe uno stimolo a diffondere maggiore senso civico e di appartenenza, fornendo esempio di vicinanza delle istituzioni alle problematiche quotidiane degli abitanti del territorio. Considerato che il comune di Salabaganza presenta non pochi costi nel procedere all'attività di ordinaria manutenzione e o ad interventi in genere sul territorio comunale a causa della scarsità della disponibilità economica, problema ricorrente in tutta Italia, i suddetti interventi, rientrando nei casi individuati dalla sopra citata legge, rappresenterebbero per il comune di Sala, da un lato, un'occasione per i contribuenti in difficoltà di assolvere i propri doveri e dall'altro la possibilità di usufruire di una nuova forza lavoro, visto che ad oggi le assunzioni risultano essere bloccate e i tagli nella gestione amministrativa risultano essere sempre più ingenti. Il comune di Salabaganza trova difficoltà a riscuotere i tributi e il rischio di non incassare nulla si fa sempre più concreto. Con il metodo del baratto amministrativo si andrebbe a ridurre questo rischio. Io comune ti esento o ti riduco il pagamento del tributo e tu cittadino in cambio ti occupi del decoro urbano della città. Il vantaggio dell'applicazione di tale pratica sarebbe duplice: diminuzione dei tributi non riscossi, maggiore educazione civica dei cittadini per il decoro urbano, conseguente possibilità di riduzione dei debiti da parte dei cittadini. Con il sistema del baratto amministrativo, inoltre, il nostro comune eviterebbe anche costi relativi per il recupero forzoso dei tributi. Soprattutto si eviterebbe la procedura del recupero forzoso nei confronti di chi è davvero in difficoltà e non ha la possibilità economica di procedere al pagamento del tributo. Si impegnano quindi il sindaco e la giunta ad attuare quanto previsto dall'articolo 24 del decreto 12 settembre 2014, numero 133, così come convertito con modifica dalla legge 11 novembre 2014, 164, sopra citato, a definire un regolamento comunale che introduca il baratto amministrativo, a prevedere, in relazione al tipo di interventi,
delle riduzioni o ed esenzioni da tributi inerenti il tipo di attività svolta, finalizzata a cura, rigenerazione dei beni comunali, riqualificazione, tutela e valorizzazione del territorio, recependole con norma specifica nei regolamenti applicativi dei tributi, al fine di permettere ai cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà economica e o lavorativa di usufruire di tale opportunità, a dare idonea pubblicità all'iniziativa e ringraziando anticipatamente tutti i componenti di maggioranza e minoranza, era una mail, invio i miei più cordiali saluti. Bene, grazie. Io, se permettete, volevo fare così una proposta a Giuseppe di soprassedere un attimo su questa mozione per alcune motivazioni. Intanto vorrei spiegare che per situazioni particolari, che non sono poche, vengono concesse delle rateizzazioni concordate con l'utente, quindi non è che si proceda in modo così che non hai pagato e quindi ti vengo a ritirare la macchina, insomma c'è tutto un discorso, ma questo già da qualche anno, perché ovviamente nel momento in cui ci sono delle difficoltà succede questo. Appunto, come dico, vengono concordate con l'utente. Situazioni particolari che vengono invece segnalate dai servizi sociali vengono seguite in un determinato modo anche facendo dei percorsi di collaborazione che vengono diventano un po' come dei patti tra l'azienda piedemontana che segue e che sostiene queste famiglie e le famiglie stesse. Non sto poi ad entrare nel merito delle problematiche di far lavorare un utente che non può pagare i tributi, perché uno può essere specializzato fare il muratore e magari tu invece hai bisogno appunto del verde. Dopodiché uno che non è abituato a fare determinati lavori si può anche far male, cioè devi fare un'istruzione su un discorso infortunistico, eccetera. Allora, siccome sappiamo che c'è che si sta anche muovendo in questo ambito, non è che io in linea di principio non è che sono contraria a una cosa di questo tipo, però onestamente al momento non abbiamo nemmeno gli uffici che abbiano il tempo di potersi da poter dedicare per mettere in piedi un regolamento pensando alle diverse problematiche, perché come dico non è facile. Noi abbiamo per esempio usufruito dell'aiuto di un utente, adesso non mi ricordo quale codice, comunque quando viene trovato qualcuno in stato di ebbrezza può essere adibito a lavori socialmente utili e a noi è capitato e ne abbiamo ovviamente usufruito, però non è così semplice, perché comunque il far lavorare delle persone, intanto devi appunto puoi fargli fare il lavoro per cui questa persona è formata e non altre cose, perché poi rischi. E quindi non è così semplice, per cui la proposta era: soprassediamo un attimo e vediamo se nel giro di un paio di mesi escono dei regolamenti cui noi possiamo anche accedere, ecco, prendere un po' come esempio, vediamo di, perché già abbiamo il personale ridotto, occuparci anche di questa cosa sinceramente non me la sento, ecco. Questa era la proposta. Prego. Condivisibilissima come proposta, il che vuol dire comunque una presa, non dico di coscienza, ma insomma un'accettazione comunque della, del
importanza della cosa. Infatti, dunque, i regolamenti attualmente sono già disponibili. Purtroppo l'ho lasciato, non ce l'ho dietro un esempio di regolamento, comunque oramai sono già abbastanza reperibili, ve ne posso allungare un paio di qualche città, ma sono facilmente reperibili. Sì. Assolutamente, ma infatti questa mozione, come ogni cosa che un'amministrazione, qualunque essa sia, decide di fare, non è che oggi accetta la mozione e domani entra il baratto, è chiaro, ci mancherebbe, magari fossimo tutti così veloci. Infatti questo è un si impegna, tra l'altro tra i punti c'è scritto a definire un regolamento comunale, quindi accettare questa mozione è una manifestazione pubblica di interesse reale a definire un regolamento comunale, poi che sia fra due mesi, che è cosa che io non penso neanche, che secondo me è anche presto per poter fare una cosa del genere, però ecco, secondo me è un impegno da questo punto di vista, cioè dare da parte vostra una dimostrazione proprio di impegno. Respingerla sarebbe invece proprio respingere un'azione del genere, mentre invece accettarla vuol dire sì, l'accettiamo, ci impegniamo a fare questo se c'è realmente voglia di impegnarsi, e poi che sia due mesi, tre mesi, quattro mesi, voglio dire, con possibilità, certo, però mi rendo conto che se l'ha fatto una città come Milano, che è una struttura un po' diversa. Sì, Milano, Modena, scendere, ma anche altri paesi, se realmente lo vogliamo ci impegniamo, non è poi così impegnativa la gestione, perché alla fin dei conti c'è nei regolamenti, che poi eventualmente andremo a vedere, ci sono definite ben delle classi di persone, cioè stiamo parlando, secondo me a sala dovremmo andare a gestire male che vada una decina di persone, con i presupposti che ci possono essere, quindi non è che risolveremo il problema delle persone, è un messaggio che dovremo, che secondo me un'amministrazione deve far passare senza alcun dubbio e senza neanche perdersi in quelle, pur dando così dimostrazione comunque sia di un'amministrazione responsabile, perché uno che dice aspetta, fermiamoci, pensiamoci, è sinonimo di responsabilità, però in questi casi comunque un messaggio per la cittadinanza di apertura, di sollievo, poi insomma, visto che adesso dice Renzi che va così bene, magari non ce ne sarà neanche bisogno, scusate la battuta, ma quindi ecco, era per questo, la battuta mi riferivo a Renzi, non... per questo secondo me appoggiare il fatto di definire un regolamento comunale, per me si può benissimo appoggiare, insomma, poi fate voi. Guarda, io credo di essere stata abbastanza chiara, al momento non riusciamo sicuramente a lavorarci, comuni come Milano magari appunto hanno anche delle strutture molto diverse, quindi noi siamo del parere di vedere un attimo e di vedere altre esperienze per capire se le possiamo riportare qui a Sala Baganza, se non, cioè, se tu le vuoi portare le metto in votazione, cioè non è mica un problema. Certo, signor Azzolini. Ecco, adesso è acceso. Per la prima volta mi trovo d'accordo con il sindaco, perché l'amministrazione... Sì, per la prima volta mi trovo d'accordo di soprassedere con il sindaco di Sala. È un evento unico, ma comunque vedo che sono tutti molto ilari nell'apprendere. Comunque volevo fortificare l'uscita della la relazione del sindaco con la nota che è uscita dall'ANCI, dallo studio fatto di proposito dall'associazione dell'ANCI, se volete la leggo, e tra l'altro datata abbastanza recentemente, il 16 di ottobre 2015, dice in merito... Beh, io questa, se tu sei più aggiornato di me mi fa piacere, comunque...
Comunque dice, in merito ai soggetti potenzialmente beneficiari dell'agevolazione si chiarisce che essi devono necessariamente coincidere con i soggetti abilitati a presentare progetti di riqualificazione, si parla di associazioni in questo caso o di cooperazione, non le cooperative però. In questo senso i beneficiari potranno essere individuati tra cittadini singoli o associati con la precisazione che ai fini della concessione dell'agevolazione da parte dei comuni la norma privilegi prioritariamente le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Quindi per la prima volta appunto sono d'accordo col sindaco di Sala, tutto dire. Giuseppe? Oh, scusa, ho preso il microfono senza chiedere. Sì, no. In effetti poi c'è giustamente, come diceva l'assessore, c'è una seconda nota del 23 di ottobre dell'ANCI che correggeva una cosa del genere. Comunque non è questo il punto, che siano associazioni o che siano singoli, si può essere d'accordo o non d'accordo, quindi via. Bene, allora chi vota a favore? Ah, scusami, non intervengo un attimo prima del voto. No, allora se se Giuseppe non intende per il momento ritirare la mozione, io anticipo che il nostro voto non è contrario, perché in linea di principio c'è una terza alternativa. Il nostro voto non è contrario perché in linea di principio ci troviamo d'accordo sui motivi che hanno ispirato questa mozione, quindi ci asterremo per i motivi che sono stati ricordati prima. Ci sono alcune questioni che ci inducono a non poter votare favorevolmente approvare la mozione del Movimento 5 Stelle. Quello che è stato detto, io mi sento anche di ripeterlo, cioè da un lato c'è un problema di competenze specifiche, non ci si improvvisa giardinieri o muratori in un istante, c'è già chi si occupa di queste mansioni e lo fa professionalmente, quindi rischieremmo di indurre, come dire, approvando tout court questa mozione, intendo dire, delle difficoltà, non vorrei usare la parola scontri, ma per capirci, no? Dei conflitti di eventuali interessi che appunto sono incongruenti. E il fatto inoltre che ci sono problemi assicurativi, come ricordava il sindaco prima, e il fatto appunto che la legge che viene citata non è travisata, ma diciamo c'è un'interpretazione un po' forzata, quello che ricordava il consigliere Azzolini è vero, la legge prevede che a proporre questi interventi siano gruppi di cittadini associati e in associazioni riconosciute. Oltretutto, se non ricordo male, nella legge si dice anche sulla base di proposte e di progetti che vengono avanzati. Questo rende, probabilmente nelle intenzioni del legislatore c'era appunto la necessità di prevenire queste difficoltà che sono emerse. Ecco, aggiungo un'altra cosa che secondo me è importante, che anche il sindaco ricordava. Nel gennaio del 2013 noi abbiamo votato un regolamento aziendale della Pedemontana che appunto regolava gli interventi a favore dei nuclei familiari, delle persone bisognose. In quel regolamento, ricordo bene, perché è una cosa che all'epoca nella discussione era emersa come elemento virtuoso del regolamento stesso, viene stabilito il principio della compartecipazione, che è un principio di corresponsabilità, no? dell'utente, chiamiamolo così, cioè di chi gode del servizio nei confronti di chi lo eroga, che non è la stessa cosa che viene proposta qui, però chiaramente al lato pratico sono due cose diverse, però va nella stessa direzione, ecco. Per cui mi sento di dire che un inizio di percorso nella direzione che viene proposta dalla mozione di cui stiamo parlando adesso è già avviato. Quindi anch'io mi sentirei di dire attendiamo, quindi preannuncio un'astensione del nostro gruppo, perché per noi non avrebbe senso votare contro, nel senso che condividiamo
come lo spirito che anima questa mozione, però per questi motivi ci sentiamo in dovere di dire attendiamo un attimo, valutiamo con mezzi e con informazioni più adeguate che cosa si può fare realmente. Grazie. Quindi metto ai voti la mozione del Movimento 5 Stelle riguardo al baratto. Chi vota a favore? 2. Chi vota contro? Chi si astiene? 10. Tutta la maggioranza più Azzolini e Barillari. Grazie. Dunque, la comunicazione dei verbali della seduta precedente, li avete letti? Ci sono problemi? Prego, consigliere Azzolini. E qua finisce l'idillio. Dunque, intanto ho fatto una richiesta al protocollo certificato di avere il verbale della seduta precedente, il verbale e la registrazione, visto che noi da casa non riusciamo a vederla e non l'ho avuta integralmente. Quindi a questo punto noi votiamo. E tra l'altro vorrei anche alcuna risposta in particolare legata agli orti sociali, dove è passata una delibera sugli orti sociali, dove era stata localizzata con il nostro voto contrario, che vale poco rispetto a tutti i consiglieri qua presenti, ma che ha creato notevole disagio e discussione all'interno del quartiere dove sarebbero ubicati. Vorrei sapere questa sera se siete disponibili a ritirare quella delibera o se rimane attiva e continuate nel vostro percorso non certo adeguato alle richieste e alla sistemazione degli orti. Noi votiamo contro questa comunicazione dei verbali della seduta del 24 no. Nel senso, noi siamo contrari, sì, certo, è una comunicazione. Nella comunicazione, e vorrei, sì, certo, scusa, hai ragione. E nella comunicazione vorrei che sia verbalizzata questa mancanza del comune, degli amministratori nelle risposte che dovevano dare a una richiesta fatta. E soprattutto vorrei anche una. È il segretario comunale, scusa, ho mandato una richiesta. Chiamiamo le cose con il loro nome? No, sì, certo, ma il segretario comunale credo che sia stato, che sia assunto quasi dal sindaco. È il braccio destro. Comunque, ho fatto una richiesta e non è stata data una risposta. Ho fatto una richiesta all'amministratore sugli orti sociali, vorrei una risposta. Allora, gli orti sociali era un punto all'ordine del giorno della volta scorsa, non c'è neanche più l'assessore, quindi lui se ne sta valutando la questione, ma non intendo rimettere in discussione una cosa qui che, ecco, quindi ne parliamo, fai una richiesta e ne parliamo. E per quanto riguarda i verbali, io darei la parola al dottor Pastore. No, chiedo una precisazione, cioè la richiesta del consigliere è un'integrazione al verbale? Non ho capito bene, scusi. Nel momento in cui noi accettiamo la comunicazione della giustezza dei verbali, chiaramente passano le delibere che sono state approvate nel consiglio scorso. Noi ci votiamo, noi siamo contrari a questo modo di verbalizzare e dare la comunicazione ai consiglieri. Non so se mi sono spiegata. Allora, siccome è stato regolamentato che i consigli comunali vengono registrati e siccome la registrazione non c'è, soprattutto nei momenti di maggiore, diciamo così, calore delle comunicazioni. Sì, manca sempre. Quando ci sono delle registrazioni che lasciano qualche
Sì, desiderare, a desiderare, e non è la prima volta, vengono interrotte. E siccome siamo stufi di questa condizione, e siccome ho chiesto che venga almeno verbalizzato tutto il contesto, e non c'è la verbalizzazione, noi non accettiamo la comunicazione, visto che non c'è non posso votare contro. Bene, allora noi non l'accettiamo. Allora, l'approvazione dei verbali non è una nuova approvazione della delibera. Quindi i consiglieri che notano hanno qualcosa da rettificare, da inserire, cioè possono proporre al consiglio, hanno l'opportunità questa sera per i verbali che sono di fare le loro precisazioni. Per quanto riguarda la mancata registrazione, io non cancello nulla, cancella di sua iniziativa la macchina perché ha dei problemi tecnici che mi pare sono stati già evidenziati da qualcuno. Io purtroppo non ho competenze, mi dispiace, ma non riesco a risolvere questo problema. Vedremo se chiamando dei tecnici si riesce. Io comunque non opero con quella macchina, non cancello, non inserisco, non faccio nulla. Se il consigliere vuole apporre le integrazioni... Sì. Io prendo atto di quello che lei dice, e chiaramente non è certo una sua responsabilità se funziona o non funziona la registrazione. Su questo non ci sono dubbi. Quello che io ho chiesto, io le ho fatto una richiesta sul protocollo certificato, avrei almeno desiderato una risposta a una richiesta ufficiale, che non c'è stata. Scusa, io pensavo che fosse stata assolta la richiesta con la trasmissione del verbale. No, se c'è qualcosa siccome lei sa che la registrazione è stata interrotta, risposta doveva... Beh, se adesso l'ha detto, vuol dire lo apprendo adesso. Lo apprende da me. Comunque, io ho fatto una richiesta e non c'è stata una risposta, datemi una risposta, magari datemela successivamente, ma datemi una risposta per iscritto. D'accordo. Grazie. Bene, punto numero 4. Comunicazione atti di giunta, prelevamento dal fondo di riserva ordinario. Allora, nel fondo di riserva abbiamo prelevato 5.000 euro per incarichi legali professionali che sono per l'avvocato di cui sopra, e 165 euro per iniziative culturali, perché dovevamo fare un versamento SIAE per uno spettacolo che è stato fatto gratuitamente, ma la SIAE l'abbiamo dovuta pagare noi. Questo è quanto per quanto riguarda il prelievo. Ci sono domande? No. Quindi passiamo al punto numero 5. No, che l'abbiamo fatto prima. Affidamento in concessione del servizio. Scusate, mi fai poi dare la delibera? No, aspetta, ce l'ho la copia. Allora, noi abbiamo in assegnazione esterna la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Allora, adesso è stata fatta nel 2014 una norma, una nuova legge dove si parla di imposta municipale secondaria, che però non è ancora stata normata dai decreti attuativi, per quanto conosciamo. Quindi noi abbiamo questa scadenza di questa riscossione, di questa assegnazione, a fine anno, al 31/12. Oltretutto
la intenzione dell'amministrazione è quella, stiamo facendo uno studio di fattibilità per assegnare servizio riscossione tributi all'Unione Piedemontana. Quindi in una fase come questa proposta di delibera va verso questo indirizzo. Facciamo una prosecuzione dell'assegnazione così alle stesse condizioni attuali fino al 30 settembre 2017. Perché? Perché in questo modo ci possiamo allineare con gli altri comuni dell'Unione Pedemontana per andare eventualmente, allora, quando saranno scadute tutte le assegnazioni, a fare un bando come Unione, quindi un bando di tutti i 5 comuni, così come stiamo già facendo con tante altre cose. Se nel frattempo dovesse comunque subentrare una qualche ricognizione, una qualche norma legislativa diversa, una qualche precisazione riguardo all'applicazione di questa legge che è stata appunto approvata nel 2014, chiaramente abbiamo la possibilità di recedere da questa concessione senza nulla dovere al concessionario. Quindi era un motivo molto, molto pratico per poter procedere in questo campo, perché comunque noi adesso abbiamo un compito e non siamo nemmeno in grado di svolgerlo direttamente, perché sono anni che lo facciamo fare da una ditta esterna. Adesso attualmente la ICA, che ha la sede amministrativa a La Spezia, e come tanti altri comuni comunque della provincia. E quindi questa era la proposta che facevamo, insomma, nel Consiglio Comunale. Ci sono domande? Prego, il dottor Manotti col microfono, grazie. No, non so se è nel tema, ma questa concessione ha potere anche, diciamo, su tutti quei cartelli che ci sono lungo la strada, che sono veramente sì, cioè, tutti i giorni c'è un cartello attaccato di qui, attaccato di là, cioè no, quello non... Ci sono dei luoghi sugli abusi, ci sono dei luoghi che non lo uso io, ci sono dei luoghi deputati, poi ci sono a volte, non so, quando fanno delle feste o così, che vengono di notte, attaccano il cartello, magari qualcuno. Quale? Quale rotonda? No. Museo. Una mostra? Su quella rotonda, scusa? Vabbè, no, noi non abbiamo il potere di fare, no, perché noi sulle rotonde di solito ci stiamo abbastanza attenti. Sì, no. Beh, ma non sono neanche dei grandi incassi, guarda. Prego. Consigliere Azzolini. No, ci ha ripensato. Allora le mettiamo ai voti. Chi vota a favore è pregato di alzare la mano, grazie. 8. Chi vota contro? Chi si astiene? 4. Devo fare l'immediata esecutività, che io nella coppia non ce l'ho? Sì. Allora, per favore, l'immediata esecutività, a favore 8 e astenuti 4. Grazie. Poi. Nomina rappresentanti del Comune di Sala Baganza.
in seno alla commissione di studio di fattibilità per la fusione dei comuni di Collecchio e Sala Baganza. La parola al nostro capogruppo Giovanni Ronchini. Sì, semplicemente per comunicare questo, che è un atto conseguente a quello della volta scorsa, cioè quando abbiamo approvato il regolamento della commissione che dovrà occuparsi di redigere questo studio di fattibilità relativo alla eventuale, possibile o viceversa non eventuale, non possibile fusione, non opportuna fusione con il comune di Collecchio. Abbiamo diritto, come sapete, a nominare tre consiglieri di questa commissione per la maggioranza, tre per la minoranza, a nominare tre persone della società civile espresse dalla maggioranza e due espresse dalla minoranza. Abbiamo fatto una riunione dei capigruppo una decina di giorni fa, dove abbiamo condiviso le nostre scelte. Per quanto riguarda la maggioranza, i tre nomi che noi proponiamo sono Nicola Maestri, Maurizio Pavesi e Antonio Violi, mentre i tre nomi della società civile, chiamiamola così, che proponiamo sono Anna Campana, Alessandro Ghirini e Aldo Stocchi. Questo per quanto riguarda la maggioranza. Io direi che possono essere i capigruppo della minoranza a relazionare sui loro nomi. Come Movimento 5 Stelle, Patrizio Bimbi. Ecco, oltre a me. Scusa, faccio una precisazione, che consigliere Azzolini come capogruppo, Giovanni ha tralasciato, come già anticipato nel consiglio scorso, non intende partecipare perché pensa che sia tempo perso. Dalla dichiarazione della volta scorsa, questo era quello che avevi dichiarato, se hai cambiato idea, per carità. Questo mi ci tenevo perché sembrava che fosse un'esclusione al gruppo. Prego. Niente, per quanto riguarda me, oltre al sottoscritto, Roberto Alfieri. Consigliere Azzolini. Per quanto riguarda noi, siccome sono andata a riascoltare per sicurezza, ma anche perché per avere idea di quanto poco siete disponibili a condividere le idee di un percorso di questa amministrazione, sono andata a riascoltare il Consiglio Comunale quando abbiamo presentato noi una mozione e due giorni dopo avete protocollato anche voi un'altra mozione, che erano praticamente due linee che non si sarebbero mai incontrate già allora. Cioè noi chiedavamo con questa mozione la possibilità di fondere questi tre comuni, in quanto attualmente con l'unione, con tutti gli enti di secondo, di terzo, di quarto livello si sono creati, a un costo che è eccessivo. E in quell'occasione proponemmo una mozione per intraprendere il percorso della fusione dei tre comuni. Tre giorni dopo avete protocollato una mozione dove chiedevate uno studio di fattibilità come poi avete riportato nel 2015, quasi a fine legislatura. Se voi consiglieri, che siete così anche di minoranza, avete letto, ma anche molto superficialmente, la legge, quello che state facendo, pur essendo uno studio, è un errore madornale, perché di fatto mettete insieme due amministrazioni dove tre voti collecchiesi equivalgono a un voto di Sala Baganza, tenuto conto che sono politicamente hanno più polso, insomma, funziona meglio, ecco, diciamo così. Poi anche loro hanno i loro problemi, ma comunque rispetto al comune di Sala c'è un po' di differenza. Tenuto conto che senza Felino, partite, perché noi assolutamente in questo modo non ci stiamo.
partite col piede sbagliato. E proprio sulla base di questo, su questa volontà che avete quasi di sottostare, come mi sembra quasi il parente povero, già siamo una frazione di Collecchio, in questo modo siete, perché noi non c'entriamo, il parente povero di un'amministrazione che l'ha sempre fatta da padrone in quel di Collecchio. Perché se partiamo dai Filani, che conoscete bene e che poi viviamo tutti i giorni, e finiamo dalla strada provinciale dove purtroppo succedono anche fatti molto gravi, di cui siamo l'imbuto fra Collecchio e Felino, e finiamo dai servizi sociali, dove è passata stasera la delibera e dove i conti dei servizi sociali sono non sono passati dal consiglio direttivo, ma sono passati in consiglio comunale, dal consiglio di amministrazione, scusa, non sono ancora passati, è scritto nella delibera, perché... Ah, vabbè, no, vabbè, passai l'assessore, guardavo te per quello, ma sono nei documenti, non è che non sono inventato, nel senso che questo è il modo di portare avanti un discorso, e in più questo consiglio, noi no, gli dà ancora più credito. Io, a parte il fatto che non è una questione di campanilismo, ma è una questione di correttezza fra due amministrazioni. Se voi avete deciso di farlo e vi auguro che vada tutto bene, noi ti alziamo e non votiamo nemmeno. Buonasera a tutti. Bene, c'è un ordine del giorno abbastanza importante dopo, secondo me. Se vuoi poi rientrare. No, ricordavo... Sì. La parola a Giovanni. Allora, vorrei rispondere un attimo, ammesso che abbia intenzione di ascoltare la mia risposta, perché quello che forse non è chiaro, quello che abbiamo votato la volta scorsa, che è una commissione di studio sulla fattibilità, su una eventuale fattibilità di questo percorso, che non vuol dire affatto, lo dico a voi, ma non ce n'è bisogno, visto che abbiamo già parlato, però almeno rimane agli atti, non vuol dire affatto che partiamo adesso con l'idea che sia opportuno, necessario, inevitabile fondersi col Comune di Collecchio. Tanto è vero che quell'ordine del giorno a cui faceva riferimento prima il consigliere Azzolini e che abbiamo votato due anni e mezzo fa, adesso non ricordo, partiva dal presupposto che il percorso ideale che noi immaginavamo fosse proprio quello di uno studio di fattibilità con i tre comuni. Felino viene detto in quell'ordine del giorno, è scritto nero su bianco. Per cui, anzi, partiamo dunque dal presupposto che è un peccato che il comune di Felino si sia tirato fuori da un percorso di questo tipo. Ciò nonostante, ribadisco, l'abbiamo già detto in più di un'occasione quando mi ha parlato di questo tema, ci sembra un atteggiamento maturo quello di vedere i dati. Le osservazioni che ora faceva il consigliere Azzolini, io penso che siano anche in parte condivisibili, no? Ce lo siamo detti anche nella riunione dei capigruppo quando ci siamo visti, quindi i timori e le perplessità rispetto a un percorso di fusione tra Salabaganza e Collecchio. Ma la commissione è proprio la sede per esprimere quelle perplessità e valutarle e provare da lì a cominciare a verificarle. Io vorrei che fosse chiara questa cosa. Qua nessuno ha cominciato un percorso di fusione tra i due comuni, nessuno parte con questa idea. Partiamo con l'idea di verificare i dati, che è la mission di questa commissione, non altro. Vorrei che fosse chiaro. È una precisazione molto tecnica, cioè quando prima si è detto che Collecchio parte avvantaggiato perché quando si tratterà di decidere su qualche punto avrà più voti, se c'è una persona in meno di noi, del nostro consiglio, come il gruppo di Sala Attiva non vuole partecipare, sicuramente avremo un voto in meno. Bene, distante. C'è
Sì, no, volevo ribadire, se qualcuno fosse sfuggito, che ovviamente anche noi siamo contro, noi siamo proprio contro un'eventuale fusione Sala Baganza Collecchio, ma siccome il mio compito, penso che come tutti noi siamo stati votati per valutare meglio le cose con una cognizione maggiore, è nostro compito approfondire il problema, poi magari possiamo anche essere ancora più convinti successivamente, ma almeno lo facciamo con cognizione. Motivo per cui questa commissione, così come tutte le altre, se si fossero fatte, sarebbero state sicuramente di arricchimento per noi tutti. Magari qualcuno di noi avrebbe detto qualche sciocchezza in meno durante i consigli comunali, dovuto ovviamente a ignoranza per assenza da varie cose. Ecco. Bene, grazie. Allora, metto i voti la commissione, se nessuno più. Chi è favorevole a queste proposte, che tra l'altro abbiamo fatto noi, quindi secondo me penso che ce le voteremo tutti, ci è pregato di alzare la mano. Grazie. Quindi, al momento unanimità dei presenti, 10. Non facciamo nemmeno la controprova. Adesso io darei la parola al capogruppo Ronchini, che gli si è scaricato il computer, però meno male che abbiamo anche il cartaceo, per questo ordine del giorno che ci sembra abbastanza urgente. Grazie. Mi limito a leggere perché direi che poi si spiega. Allora, il Consiglio Comunale di Sala Baganza, vista la richiesta formulata all'amministrazione provinciale dalla società Palladio Team, attuale gestore della discarica di Monterdone, che ha ultimato la possibilità di smaltire rifiuti, di continuare a ricevere materiale e così proseguire nell'attività di smaltimento, considerato che tale richiesta è finalizzata ad eliminare dall'autorizzazione integrata ambientale il vincolo della quantità conferibile all'impianto, 300.000 tonnellate, che è già stata completata, mantenendo solo il vincolo del volume, dando così la possibilità di smaltire altre 90.000 tonnellate, viste le osservazioni contrarie all'ampliamento della quantità di rifiuti da smaltire mosse dal Consorzio del Prosciutto e da Lega Ambiente, chiede all'amministrazione provinciale di non accettare la richiesta e di mettere in atto con gli altri enti coinvolti tutte le misure per il controllo e la tutela dell'ambiente nella fase di chiusura della discarica. Bene, se ci sono interventi, chi vuole la parola? Dottor Manotti. Io sono d'accordo su questa mozione, volevo solo dire che in occasione dell'alluvione ero andato con un consigliere provinciale del partito, del mio partito, a vedere la discarica. E, tra l'altro lì per entrare bisogna qualificarsi, come andare nel... Sì, vabbè, comunque no, è venuto uno a spiegarci cosa... Ma erano, cioè, io me l'aspettavo il materiale, cioè, ci avevano raccontato che era, doveva essere materiale di scarto, invece è roba, lui ci ha spiegato, cioè, è roba nera finissima che arriva da, tra l'altro dalla Lombardia, dalle fabbriche della Lombardia, sembra cenere, una cosa veramente schifosa, e poi era già pieno, cioè, quindi l'alluvione sono già 2 o 3 anni, che 4 anni. Scusa, tu non devi parlare, devi star zitto. Stai zitto e stai buono lì. Ecco, preciso, sì, preciso. Tu non ti preoccupare, tu c'hai i miei amici, tu c'hai i tuoi. Ecco, stai tranquillo. Comunque, beh, era obbligatorio proprio, grazie. Sì, è molto interessante, molto, molto intelligente, intervento intelligente. No, e quindi io sono d'accordissimo su questa roba qui, anche perché non eravamo neanche d'accordo sulla discarica quando l'avevamo fatta. A suo tempo. Bene, altri? Consigliere Azzolini.
Sì, anch'io mi allineo al mio coordinatore, al coordinatore di sala attiva, perché noi abbiamo in molte occasioni, soprattutto quando c'è stato l'incendio, preso una posizione che è lineare con la posizione che attualmente ha preso la Canova all'interno del Consiglio provinciale. E in effetti è vero, questa la discarica di Montardone ha una storia lunga e direi anche particolarmente triste, perché lì c'è stato veramente l'inciucio fra Villani e Bernazzoli e quell'assessore famoso che era venuto anche in consiglio comunale, che oltretutto si era scappato quando l'avevo un po' pettinato ed è andato a fare l'assessore perché deve vivere, lo stipendio i pidini lo danno attraverso la politica, è andato a fare l'assessore a Fidenza, sempre l'assessore dell'ambiente. Allora io questa è un'interrogazione o una mozione, un ordine del giorno, si scusa, questa noi la votiamo convinti, perché, e tra l'altro noi siamo le persone più lineari e più rette, perché è dall'inizio che siamo contro questo modo di gestire i rifiuti. Poi non è che i rifiuti attualmente, quelli che raccogliete, che non sono, perché tra l'altro non si conoscono neanche i rifiuti che sono andati dentro alla discarica di Montardone, e non è che la raccolta dei rifiuti, quelli normali, quelli nostri, sia particolarmente, ma quantomeno non sono inquinati e inquinanti come Montardone, che noi ce l'abbiamo sopra, quindi anche il nostro falde molto probabilmente qualche, come dire, qualcosa anche dentro lì è entrato. E mi fa piacere che finalmente il PD, grazie a Dio, e devo dire anche grazie alla Canova, che è il sindaco di Colorno, che è stata la prima a portare in consiglio provinciale questo problema, dicendo no signori, così non si fa, e quindi anche i comuni, soprattutto i comuni che sono confinanti, che sono sotto poi a Montardone, avevano il dovere allora e hanno il diritto adesso di porre la propria opinione e di farla valere. Noi siamo favorevoli. Allora, all'epoca, insomma, la storia di Montardone è abbastanza lontana, all'epoca c'erano delle motivazioni di un certo tipo, sappiamo tutti che le discariche hanno una vita che va a termine e quindi secondo me convintamente diciamo ha terminato, punto, finiamola. Quindi chi è vota a favore di questo ordine del giorno che manderemo immediatamente in provincia domani, è pregato di alzare la mano, grazie. Unanimità dei presenti, sì. Sì. Sì, io penso che è una richiesta e quindi il dottor Pastore lo scriverà. Bene. Buonasera a tutti.